L'idea del festival nasce a San Giovanni a Teduccio, un angolo periferico della città di Napoli, e incontra Immaginaria, il Festival Internazionale Cinema di Animazione di Bari, per raggiungere la cooperativa Bipart di Milano, che sviluppa sistemi innovativi per la fruizione dell'arte e della cultura. Da questa triangolazione, grazie al finanziamento MIBACT e MIUR nell'ambito dell'iniziativa Piano Nazionale di Cinema per le Scuole, si concretizza Catch the Moon, il primo festival internazionale del cinema di animazione rivolto a bambini e a ragazzi, che già nel nome vuole essere un invito ai nostri giovanissimi spettatori. Guardate la luna, puntate in alto, come ci indica il saggio, e non il suo dito, come fanno gli stolti. Buona visione. In competizione ci saranno 35 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, suddivisi per fasce di età, e avremo 12 anteprime nazionali e 5 mondiali. Accanto a questa sezione competitiva ce ne sarà anche un'altra non competitiva, suddivisa in due programmi tematici intitolati Animals e Christmas Adventures e un focus sul Dipartimento di Animazione dell'Estonian Academy of Arts. Sono particolarmente onorato e felice di poter dirigere la prima edizione di Catch the Moon, un festival unico nel suo genere in Italia e fra i pochi in Europa. I film selezionati in concorso arrivano da ogni parte del mondo con anteprime nazionali, addirittura qualche premiere mondiale. Pur vivendo un momento difficile, sono sicuro che riusciremo a proporre, soprattutto al pubblico dei bambini e dei ragazzi, un programma di straordinaria qualità, al fine di avvicinarli a questa nobile arte. Pertanto non mi resta che ringraziare tutto lo staff del festival e augurarvi una buona visione. Lunga vita al cinema d'animazione e lunga vita al festival Catch the Moon!